Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Iniziamo come al solito dal primo segno dello zodiaco, l'Ariete. Quest'oggi la luna opposta vi consiglia un po' di prudenza per quanto riguarda il rapporto con il partner e un po' di moderazione anche a tavola, senza dimenticare inoltre che un Giove congiunto alla luna in opposizione non ti facilita le entrate economiche, quindi attenzione alle spese. Toro. Abituati ad essere molto concreti anziché ai voli di fantasia, questa Venere in dodicesima casa vi porterà qualche incertezza sulle decisioni da prendere. Soprattutto nei rapporti sentimentali sarete portati a riflettere sulle scelte da fare, una storia proibita oppure ribaltare una situazione che non ti soddisfa più. Gemelli. Inizi a sentire quell'ottimismo di cui ti parlavo in questo duro inverno. Questa positività mentale che ti appartiene ti farà trovare una soluzione ad ogni problema. Cancro. Qualche perplessità sul campo affettivo, magari qualche incomprensione a livello familiare. Non deponete l'ascia però, perché giugno sarà un mese molto migliore. Leone, giornata in cui potresti vivere dei momenti molto mondani, circondati da amici, potresti avere contatti utili, sarà comunque una giornata all'insegna del divertimento. Vergine, a differenza di ieri, certe emozioni sono state archiviate, oggi siete più ottimisti. Bilancia. Inizierete la giornata un po' malinconici, ma col proseguire delle ore vi sentirete più energia ed entusiasmo, effetto di una bella luna nel segno. Scorpione. Emozioni, pensieri che arrivano da un recente passato che ti rende un po' triste, un momento in cui dovresti coinvolgere le tue energie per incanalarle al meglio. Sagittario. Oggi riuscirai a smorzare la tensione di questi giorni e riuscirete a godervi la giornata se non darete ancora peso a certe incomprensioni con il partner. Capricorno. Diciamo che oggi forse preferirai rimanere solo, a scaricare le tensioni e la stanchezza del periodo, sempre qualche diffidenza per quanto riguarda la sfera lavorativa. Acquario. Bella questa domenica, tu sei sempre dietro alle tue idee innovative, o per meglio dire originali. Spesso ti fai notare per il motivo di credere in cose o prefiggerti obiettivi che altri sottovalutano, per il qual motivo ti rendi appunto geniale e originale. Pesci. Questo Marte in quadratura potrebbe essere presagio di contrasti che rendono più instabili la serenità cui ambiresti, dovuto ad una Venere nella seconda casa, per cui potreste diventare un po' più insicuri e più gelosi. Mi raccomando, cercate per quel che vi è possibile di mettere in pratica un po' più di razionalità. Anche per oggi vi saluto e se vi sono state graditi, continuate a seguire l'oroscopo di Diana anche domani. Buona giornata a tutti!